Ben ritrovati, sarà l'autopsia a chiarire come si è arrivati all'efferato omicidio di Pierpaolo Pomatto, il cui cadavere è stato trovato a Vesignano, una frazione di Rivarolo Canavese. Per noi, Marita Ballesio. Per adesso ancora attendiamo le indagini medico-legali, insomma gli accertamenti. Adesso... Risalirebbe la morte? Guardi, ancora questo, su questo non lo sappiamo, non possiamo dirlo perché... Il medico legale si deve ancora esprimere, deve fare prima degli accertamenti sia strumentali, insomma penso che faremo una TAC sul cadavere prima, parte l'esame esterno e poi l'autopsia, ecco, quindi dopo, solo all'epoca, cioè solo dopo fatta l'autopsia si potrà dire qualcosa di più sull'epoca della morte e soprattutto sulle modalità, insomma, su quello che si è poi riscontrato sul corpo. Sono in corso indagini a 360 gradi coordinate dal PM Ruggero Crupi sulla morte di Pierpaolo Pomatto, il pregiudicato trovato con la gola squarciata nei pressi di un corso d'acqua in piena campagna a Vesignano, frazione di Rivarolo Canavese. A notare il cadavere del 64enne che abitava a Feletto, un passante che intorno alle 10 del mattino ha visto il corpo a faccia in su in una pozza di sangue accanto ad un canale irriguo coperto di banconote da 50 euro con la scritta facsimile, un dettaglio che farebbe pensare ad un regolamento di conti legato ad un giro di soldi. Il cadavere l'abbiamo rinvenuto intorno a mezzogiorno, alle 11, ecco. Poi, ripeto, dopo l'autopsia si saprà anche molto probabilmente l'ora della morte e quindi anche, insomma, si capirà se è avvenuto di notte o il giorno prima o poche ore prima del ritrovamento. Questo. La vittima era nota alle forze dell'ordine, aveva precedenti penali per truffa, estorsione e furto. Legato al suo nome anche un presunto collegamento con le Brigate Rosse, accusa da cui era stato successivamente assolto. Nel 2004 era finito in carcere con altre 6 persone per furto di opere sacre nei cimiteri e nelle chiese del Canavese negli anni tra il 1980 e il 1996. Le manette erano di nuovo scattate nel 2009, questa volta per estorsione nei confronti di un imprenditore edile di Rivarolo. Da un primo esame il medico legale Marco Apostolo ha confermato che ad uccidere l'uomo è stato un profondo taglio al collo. Sul luogo del rinvenimento del cadavere non sono state rilevate tracce tali che possano far pensare ad un trascinamento del corpo. Sarà l'autopsia a fornire qualche dettaglio in più su come e quando sia stato ucciso Pomatto, prima che il suo corpo senza vita venisse abbandonato in mezzo alle campagne del Canavese. È stato discusso al Consiglio di Stato a Roma l'appello contro la sentenza del TAR del Piemonte in merito ai ricorsi sull'elezione di Sergio Chiamparino alla presidenza della Regione. I giudici amministrativi non hanno reso nota la data in cui comunicheranno la loro decisione. Il TAR lo scorso luglio aveva ordinato che il procedimento proseguisse solo a carico di una delle 4 liste contestate dalla ricorrente, la militante leghista Patrizia Borgarello. Questa decisione, se verrà confermata, non dovrebbe comportare l'annullamento delle elezioni e il ritorno al voto. E a proposito di Consiglio di Stato, solo con l'udienza pubblica del prossimo 10 marzo si deciderà se la Regione Valle d'Aosta dovrà dar corso all'appalto da 200 milioni di euro che nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prevede la costruzione di un pirogassificatore bocciato dal referendum propositivo del 18 novembre 2012. Cambiamo argomento. Roberto Rosso scende ufficialmente in campo per la candidatura di sindaco di Torino. Una scelta decisa per provare a colmare il vuoto creatosi nel centrodestra torinese. Io mi sono candidato sindaco di Torino perché in un momento di grande difficoltà della mia forza politica, della mia parte politica, credo che sia giusto lavorare per ricostruire il centrodestra in città.
Ho provato in tutti i modi a chiedere a Berlusconi e agli altri della destra di organizzare primarie per scegliere il sindaco, di organizzare assemblee degli elettori, di fare in modo cioè che ci fosse una partecipazione democratica per scegliere il sindaco di Torino del centrodestra. Non c'è stato verso. Sembra quasi che Berlusconi e la destra vogliano far vincere la sinistra di Fassino o quella dell'Appendino. Per questa ragione ho deciso invece, mentre tanti topi stanno scappando dalla nave che affonda, e ci sono i nomi sui giornali di questi giorni, di fare qualcosa di diverso, di rimanere fino all'ultimo sulla nave con la bandiera in mano per dare una speranza a quei tanti che ancora credono che ci si possa, ci si debba opporre allo strapotere dei comunisti a Torino. Quali sono le sue idee a proposito della città? Da dove si parte? Si parte da un'equazione. Più sicurezza uguale a più sviluppo. Cioè io credo che si debba dare innanzitutto sicurezza a questa città. Questa è una città che, a differenza di quanto sembra vivendo nelle vie del centro, nelle periferie è la 103esima su 110 capoluoghi di provincia. C'è una città molto insicura che ha bisogno di vivere più sicuramente le sue serate, la sua possibilità di andare nei parchi, nei giardini, di vivere tranquillamente. Per questa ragione ho detto, primo, mettiamo una telecamera in ogni condominio. Facciamo in modo cioè che queste telecamere ispezionino la città, siano raccordate in una centrale unica presso la polizia, presso i vigili urbani e soprattutto che il comune dia la metà del contributo per ogni una di queste telecamere, cioè che il comune finanzi questa operazione. È un'operazione che costa molto poco, costa meno di 1 milione di euro e renderebbe sicurissima la città di Torino. La seconda cosa, fare in modo che i vigili urbani escano dagli uffici, stiano in mezzo alle strade non per fare le multe, perché questo pensa la gente, ma per dare sicurezza, per fare i vigili di quartiere, per fare quello che fanno i bobbi a Londra. La terza cosa, fare in modo che partano grandi opere nelle periferie di Torino. Se vogliamo rilanciare il lavoro dobbiamo partire da grandi strutture, da grandi infrastrutture. Voi pensate l'assurdità, dopo 10 anni non hanno ancora inaugurato il passante ferroviario, cioè l'interramento della ferrovia. Ci sono passati 10 anni, forse la faranno a queste elezioni per farsi vedere un po' belli. Ecco, io dico, ci vogliono 2 nuove linee di metropolitana, una che attraversi verticalmente la città da Falchiera fino a Mirafiori, un'altra che segua tutto il percorso del nord della città, dalle Vallette a Porta Palazzo e poi ancora la nuova università fino a Settimo. Sottopasso che vada da Susa fino all'Ingotto, l'eliminazione della ferrovia a Porta Nuova per fare un grande museo come la Gare d'Orsay a Parigi e un gran boulevard che colleghi Porta Nuova e l'Ingotto e che cambi la faccia completa della città. Ai disinnamorati della politica, perché sappiamo che l'astensionismo è un dato assolutamente preoccupante, trasversale rispetto a qualsiasi tipo di consultazione elettorale, cosa diciamo? Ma innanzitutto ci sono disinnamorati di centrodestra e di centrosinistra. Ecco, io difficilmente posso chiedere i voti ai comunisti, li combatto, è la mia parte avversaria. Chiedo invece a tutti quelli che hanno votato centrodestra in passato, quelli che mi fecero arrivare al 49% 15 anni fa, quelli che con me arrivarono un soffio dal battere i comunisti Chiamparino, di darmi una mano, di costruire insieme questo nuovo centrodestra, di provare a scommettere per una città nuova e migliore. Visioni è il tema del 29esimo Salone Internazionale del Libro di Torino che, dopo la bufera che ha investito alcuni vertici sui bilanci e sui numeri gonfiati, torna completamente rinnovato. Il via giovedì 12 maggio. Giovanna. Giovanna. Partiamo dal tema. Queste visioni dove porteranno gli spettatori? Al futuro. Visioni vuol dire visioni del futuro, quindi dalla scienza alla letteratura. E quindi ci sarà una forte presenza, partendo dal libro, di tutto il sapere, di tutta la riflessione filosofica e scientifica. Ci saranno dei grandi protagonisti, dagli scienziati con i loro robot, con le loro ricerche, agli autori, agli scrittori, e dialogheranno insieme. L'immagine per la prima volta è stata chiesta ad un grande artista, che è Mimmo Paladino, che l'ha proprio fatta apposta per il Salone e l'ha donata al Salone. Il focus sarà sulla cultura araba, perché è un Salone che è sempre stato un centro di dialogo, un centro importante di conoscenza che va al di là delle frontiere, di tutti i generi. E ci saranno anche formule nuove, per esempio il biglietto ridotto la sera dopo le 18 a 5 euro
per tutti quelli che lavorano di giorno o studiano e quindi possono magari muoversi alla sera, e quindi ci sarà un salone alla sera pensato appunto anche per passare delle buone ore insieme, sempre tra i libri, ma con un senso anche, come dire, della cultura, dell'arte, della musica. Una nuova edizione del Salone del Libro, chiaramente una veste anche rifondata. Allora, come si riparte? Si riparte intanto da una storia ormai quasi trentennale di successi, che ha conosciuto non una crisi ma semmai alcune criticità di crescita, e si riparte con dei partner nuovi che si sono resi disponibili ad intervenire strutturalmente nel Salone del Libro. Si parte con un gruppo di lavoro che diciamo in parte garantisce continuità con la storia di successo, in parte è fortemente impegnato nel trovare soluzioni nuove. Insomma, mi pare ci siano tutte le condizioni, gli ingredienti, per così dire, per poter guardare con fiducia a una storia di successi altrettanto lunga di quella che abbiamo conosciuto finora. In questi mesi il Salone è stato rappresentato come una specie di luogo della mala gestione o peggio. Tengo a dire che è chiaro che se la fondazione dipende per il 90% dai contributi pubblici e questi contributi sono insufficienti e vengono versati con ritardi di anni, è chiaro che questo crea degli sbilanci, ma questo non vuol dire che ci sia stata mala gestione. Comunque, tutto questo alle spalle, stiamo lavorando. Il dato importante è la collaborazione degli editori, che come sempre è straordinariamente attiva, amichevole, ci tengono a essere a Torino, vogliono esserci tutti, e questo facilita grandemente le cose. D'altra parte abbiamo con il loro in corso ormai una collaborazione di anni, ci intendiamo perfettamente, tiriamo dalla stessa parte, e insomma la loro soddisfazione, la soddisfazione degli editori e dei visitatori, insomma sono i due dati fondamentali, quelli che ci consentono di guardare al futuro con ottimismo. Un'edizione che alcuni hanno definito rifondata, altri dicono si va nel segno della continuità. Sappiamo quello che è successo nei mesi passati. Con che spirito inizia, Presidente? Beh, con lo spirito sicuramente di fare una cosa nuova, naturalmente partendo dal successo del passato. E quindi il Salone continuerà a essere una cosa molto, molto bella e molto importante. E con questo nuovo progetto e con i nuovi soci avrà un respiro ancora più nazionale e internazionale. Quindi sono vere, come dire, tutte e due le cose. Non si butta via niente di quello che è giusto, è bello, è sano, è importante, e da qui si parte per creare delle cose nuove, per guardare al futuro, per aggiornarsi coi tempi, per aprirsi a tanti altri linguaggi, insomma, e tecniche. Possiamo aprire un nuovo ciclo, perché prima ce n'è stato uno. C'è stato uno che è stato coltivato con intelligenza, passione, determinazione, e si è fatto diventare il Salone del Libro, quell'evento importante che è. Ovviamente io unisco il mio ringraziamento a quello che è già stato fatto dal Presidente Millella, perché in questi mesi non si è soltanto lavorato per dare un nuovo assetto al Salone, in termini cui sapete, ma si è lavorato intanto per mettere in sicurezza il Salone per l'edizione 2016, agendo da subito sulla struttura, sui costi, sull'organizzazione. Tutto questo è certamente merito del Presidente Millella e del Consiglio di Amministrazione che l'ha accompagnata, e ovviamente ringraziare Ernesto che con molta generosità si è accettato la proposta che gli abbiamo fatto da soldato Savaldo, appunto, di assicurarci la direzione editoriale del Salone in un momento così delicato e difficile. Questo è, come tutti sappiamo, garanzia che degli editori in primo luogo, della qualità e della forza del Salone. Ma l'edizione di quest'anno si è data un tema, io credo, molto necessario a questo Paese. Il tema è la visionarietà, cioè
La visionarietà non è delle generiche velleità utopistiche, è la capacità di guardare lontano, di essere preveggenti, di darsi dei progetti realizzabili, e quindi ospiteremo a Torino il racconto di esperienze che vanno proprio in questo senso, cioè di gente che sta andando lontano proprio perché ha questa capacità di visione. Tra i testimonial di questa edizione ci sarà Roberto Cingolani, che è un fisico, il direttore dell'Istituto di Genova specializzato in alte tecnologie, in nanotecnologie. Pochi sanno che l'Italia in questo campo è all'avanguardia. Ecco, Cingolani è un giovane fisico, ma proprio per questa sua capacità di visione ha saputo arrivare lontano. Ecco, mi sembra che lui sia il personaggio che incarna bene le qualità che ci sono in questo paese e che debbono essere valorizzate. Ecco, di qua. Di qua, grazie. Ernesto, Giovanna, di qua, grazie. Parliamo di turismo, perché con 93,91 punti su 100 Le Neige d'Antin è il miglior albergo della Valle d'Aosta. Secondo Trivago, il grande motore di ricerca che raccoglie 200 milioni di recensioni provenienti da più di 250 siti di prenotazione. Il successo del Le Neige d'Antin, si legge in una nota, è ottenuto soprattutto puntando sulla qualità dei servizi e sull'ospitalità. Ancora un caso di evasione fiscale totale scoperto dalle fiamme gialle del VCO. L'imprenditore non aveva mai dichiarato i suoi redditi al fisco. I clienti versavano regolarmente l'IVA, mai arrivata nelle casse dello Stato. Non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi la ditta con sede a Gravellona Toce, controllata dalla Guardia di Finanza. Una verifica fiscale eseguita dai militari delle fiamme gialle della compagnia di Verbania nei giorni scorsi, che ha permesso di scoprire che la società responsabilità limitata, che opera nel settore dell'indotto automobilistico come costruttore di stampi per materie plastiche, era in realtà un evasore totale. Ai clienti infatti venivano consegnate regolarmente le fatture, che però in realtà non venivano mai registrate. In azienda, secondo quanto rilevato dai finanzieri, non esisteva alcun sistema di contabilità. Grazie a diversi accertamenti, i militari hanno ricostruito il giro di affari della società, stabilendo che il fatturato non dichiarato dal 2011 a oggi ammonti a circa 550.000 euro, dei quali circa 100.000 corrispondono all'IVA regolarmente versata dai clienti, che la pagavano con le presunte fatture, ma mai corrisposta all'erario. Sono stati numerosi gli evasori totali scoperti nell'ultimo anno. L'impegno della Guardia di Finanza contro l'evasione proseguirà sempre con la stessa intensità, anche nei prossimi mesi. Ad un anno dalla sua istituzione, l'Art Bonus, creato dal Ministero per i beni culturali per favorire il sostegno alla cultura, ha realizzato 57 milioni di euro. Il Piemonte, con 3 milioni di euro, si piazza al quinto posto tra le regioni italiane. Il punto sull'Art Bonus nel corso di una giornata di lavoro organizzata a Torino da MIBACT, Regione Piemonte e Città del Bio. L'Art Bonus guarda alla cultura come ad un bene del paese e ai cittadini come ai suoi fruitori consapevoli, sottolinea Flavia Piccoli-Nardelli, presidente della Commissione Cultura alla Camera. L'incremento del pubblico dei musei nazionali racconta bene la voglia di cultura degli italiani. Occorre quindi divulgare l'Art Bonus come strumento di sostegno. A Domodossola, insignito per il suo impegno nel sociale con il Premio Repubblica, Don Ciotti. È noi che vince, non può essere l'opera dei navigatori solitari. È la storia da Valdossola, quei 40 giorni, una comunità intera che si è mossa, e lì è nata l'architrave un po' della nostra Costituzione italiana, è nata qui. Sono tornato volentieri a Domodossola per riaffermare la mia stima, la riconoscenza, ma anche nella consapevolezza che un riconoscimento non può andare a una persona. Io sono qui perché in questi anni si è costruito veramente un percorso fatto di tante persone, di tante realtà. 50 anni nel gruppo Abele, la strada, i poveri, gli ultimi, io continuo a vivere lì, ma dal gruppo Abele sono nati altri noi, tra cui Libera, che ha 20 anni, che ha messo insieme alcune migliaia di associazioni in Italia, di mondi, di contesti diversi, nell'obiettivo di portare un contributo per costruire
un po' più di dignità e di libertà alla gente, il contrasto alla grande violenza, all'illegalità, alle mafie, alla corruzione, ma soprattutto una grande sfida culturale, educativa, le scuole, l'università, la confisca di beni mafiosi, l'utilizzo sociale di questi beni. Ecco, un piccolo pezzo di storia del nostro paese che però ci dice che il processo di liberazione del nostro paese non è terminato e la libertà va liberata anche in Italia, perché le mafie e la corruzione non ci rendono liberi. Lei infatti ha detto che la lotta partigiana non è terminata con la resistenza. Beh, in questo senso c'è un processo di resistenza che ci vede tutti, che siamo chiamati tutti per nome a fare la nostra parte. Un paese come l'Italia, dove abbiamo alcuni milioni di persone che vivono la povertà relativa, 4 milioni di persone che vivono la povertà assoluta, un'Italia che a fianco delle cose stupende e belle che ci sono, non dimentichiamole mai, che bisogna riconoscere, valorizzarle e sostenerle, però noi abbiamo una dispersione scolastica che siamo agli ultimi posti e abbiamo milioni di analfabeti con l'analfabetismo di ritorno. E quindi io dico, abbiamo milioni di persone senza lavoro in questo momento e abbiamo una condizione nel mondo giovanile che è agli ultimi posti in Europa perché non vanno più a scuola e non lavorano. E allora è una riflessione di creare delle condizioni per creare la libertà deve essere liberata, perché chi è povero non è libero, no? Chi ha meno strumenti per affrontare la vita è meno libero, la solitudine non rende libero, la droga non rende libero, il doppio non rende libero, le mafie non ci rendono liberi, la corruzione non ci rende del tutto liberi. Allora in questo senso mi sembrava di legare la storia di ieri nella continuità di un senso di assunzione di responsabilità maggiore da parte nostra oggi. Passiamo al calcio con la Juventus e il suo impegno infrasettimanale con la Coppa Italia. A Roma contro la Lazio, occasione di turnover per gli attaccanti bianconeri. Domani dobbiamo valutare chi far giocare. Mandzukic è rientrato bene a Udine, è in buona condizione. Dybala sta bene, anche se ha giocato molto. Zaza, i numeri parlano dalla sua parte e meriterebbe di giocare, quindi le due punte che andranno in campo domani sicuramente saranno all'altezza della situazione per poter segnare. A parte il campionato, preferisco parlarne giovedì e soprattutto la partita di domenica. Al momento non abbiamo fatto ancora niente, siamo rientrati in carreggiata, siamo dentro i tre obiettivi della stagione, Coppa Italia, campionato e Champions, però bisogna continuare come sempre a lavorare, non pensare, ho detto anche domenica dopo la partita, alle 10 partite vinte, ma bisogna pensare di partire in partita e cercare di fare i più punti possibili, perché mancano 18 partite e serve un tot di vittorie per arrivare a una quota scudetto. Poi se Napoli vince tutte è impossibile prendere, perché due punti avanti, Napoli sta facendo molto bene, ma ripeto, chiudo il discorso del campionato, le prime 5 squadre della classifica, tutte e 5 possono lottare per la vittoria finale. L'importante è che noi all'interno dello spogliatoio, dopo quello che abbiamo passato nei primi mesi, non diamo niente per scontato, e questo, i nostri obiettivi sono ben chiari e sono quelli di migliorare tecnicamente, migliorare il gioco della squadra, migliorare la fase offensiva e la fase difensiva, e di conseguenza è più facile ottenere risultati. Non bisogna in questo momento avere un mantenimento della situazione, bisogna avere un miglioramento della situazione. Quando parlo di miglioramento di squadra, di singoli giocatori, e quindi credo che se riusciamo e dobbiamo fare questo, è normale che è più facile arrivare ai risultati. Poi se gli altri sono più bravi, alla fine dell'anno li stringeremo la mano, però il campionato è molto equilibrato. E da qui alla fine dell'anno, in questo mini torneo, in questo mini campionato, bisognerà essere molto più bravi degli altri. Mazzari sta discretamente bene e giovedì rientra nel gruppo di squadra. Ieri si è allenato in parte con la squadra, ha toccato un po' la palla, Andrea sta bene, e quindi giovedì dovrebbe rientrare in pieno con la squadra in vista della partita di domenica. Ma con la prima squadra spesso vengono dei ragazzi della primavera, perché tra l'altro Fabio Grosso sta facendo un ottimo lavoro, e la primavera ha dei giocatori di qualità e direi
sono molto contento del lavoro che fanno, perché dopo alla fine qualcuno di loro potrà aggregarsi alla prima squadra, e questo credo che sia un altro risultato importante della società, perché dopo alla fine dal settore giovanile, quando riesce a portare dei ragazzi in prima squadra o altri ragazzi che vanno a giocare in altre parti in Serie A, vuol dire che il settore giovanile e la società hanno lavorato bene. Proprio è un ragazzo bravo, come ci sono altri, quasi tutti i giorni ho sempre uno o due giocatori da prima gara con la prima squadra ad allenarsi, e credo che sia da stimolo, deve essere da stimolo di loro e soprattutto anche per migliorarsi. E continua la magica favola dell'Alessandria, formazione di Lega Pro che vincendo 2-1 alla Spezia ha ottenuto il lasciapassare per la semifinale di Coppa Italia. Dopo aver eliminato blasonate formazioni di categoria superiore, non ultima in ordine di apparizione il Genoa, i grigi piemontesi con una rimonta incredibile hanno ammutolito il picco con una doppietta di Bocalon entrato in campo a 20 minuti dal termine. Grande festa in campo e sugli spalti per gli oltre 2.000 tifosi arrivati da Alessandria. Per la formazione di Gregucci, ora il Milan in una clamorosa semifinale di Coppa. Peraltro si giocherà l'andata a Torino. Parliamo anche di basket, sconfitta di misura dell'Auxilium sul parquet della capolista Reggio Emilia. Sentiamo dunque il commento al match in vista anche del prossimo turno di campionato. E allora è arrivata una sconfitta nella prima gara del girone di ritorno per la Manital Torino, sconfitta 77-72 contro la Grissinbon Reggio Emilia. Considerazioni, Grissinbon Reggio Emilia capo classifica del girone d'andata e sicuramente in casa di Reggio per i ragazzi di coach Frank Vitucci era un'impresa molto ardua andare a vincere. Torino che comunque se l'è giocata fino all'ultimo, partendo male nel primo quarto, rimontando piano piano minuto dopo minuto, portandosi anche avanti nel terzo quarto. A quel punto la partita diventava molto fisica, decisamente molto nervosa anche, sicuramente una brutta partita con Torino che comunque ha avuto il pregio veramente di giocarsela fino all'ultimo minuto. Non è la prima volta che magari assistiamo a partite non bellissime per quel che riguarda la Manital, ma questo potrebbe essere un marchio di fabbrica anche della nuova gestione Frank Vitucci: abbassare i ritmi, rendere il gioco più fisico per limitare le bocche da fuoco avversarie. E sta funzionando, perché anche oggi ci è mancato veramente tanto così per arrivare ai due punti. Pesano, se vogliamo, alcuni errori nel finale, soprattutto un'ingenuità di DJ White circa un minuto dalla fine, un fallo inutile quando Reggio Emilia stava perdendo tanto tempo per l'attacco, che ha dato due liberi poi successivamente a Reggio, più 6 per la squadra di casa, e lì non c'è stato più nulla da fare. Allora, come sempre, anche un po' di spazio alle statistiche del match, perché dicevamo di un White, forse per lui, per questo eccellente lungo americano, la prima partita sottotono, 12 punti con percentuali piuttosto basse e anche per lui solo 5 rimbalzi. Dicevamo anche di un errore difensivo decisivo nei secondi finali. Abbiamo poi 3 punti per Giacchetti, 10 di un Mancinelli molto positivo nel secondo tempo, 20 di Guido Rosselli che ha giocato la partita, se non della vita, sicuramente di questo campionato, straordinario l'ex capitano della Manital, 20 punti con 7 su 10 per lui. E poi 5 punti per l'attesissimo nuovo arrivato Carlon Clough, l'olandese, non tanti minuti per lui, 17 in totale, un rodaggio, sicuramente lo vedremo, immaginiamo, anche più incisivo nelle prossime partite. 12 punti di un redivivo Andre Dawkins, buona la prova dell'americano, solo 4 per Miller che potrebbe magari, chissà, anche essere emotivamente un po' scosso da quanto accaduto nelle ultime settimane. Ricordiamo l'aggressione la notte della Befana fuori da una discoteca nel giorno libero dei giocatori con Jerome Dyson, ricordiamo ancora, fuori per diversi mesi. Per quanto accaduto in quella bruttissima notte, Miller non ha subito danni, ma chissà, magari non sarà sereno come lo era prima. 6 punti di un Dudiebi ancora positivo, soprattutto in difesa. Dall'altra parte, brevemente, abbiamo una straordinaria prova di Stefano Gentile, uomo match, grande gara per lui, ma anche 14 di Achille Polonara, decisamente positivo nei momenti che contavano, nei minuti conclusivi. Insomma, questo è quanto accaduto in questa prima giornata di ritorno. Non so se vi ricordate quanto accadde nella prima di andata, Reggio Emilia che sbancò il Palaruffini vincendo di 24 punti, partita mai in discussione. Adesso in casa di Reggio, in casa della capo classifica, è andata in modo decisamente diverso. Insomma, Torino c'è, soprattutto in difesa continua a far registrare grandi miglioramenti, mancano ancora sicuramente la concentrazione, la tenuta sui 40 minuti, anche dalla lunetta ancora oggi purtroppo tanti problemi,
Però se pensiamo all'obiettivo salvezza, sicuramente Torino ha tante carte in regola a questo punto e anche per i playoff, visto come sta giocando, ci si può fare un pensierino. È tutto dunque naturalmente prossima sfida domenica prossima contro Caserta. Passiamo ora ai fatti di politica nazionale e internazionale con le immagini che arrivano in esclusiva per la nostra emittente. Iniziamo dalle nuove reazioni nelle polemiche tra governo italiano e Commissione europea. Di affrontare i rischi che gravano sullo spazio Schengen, che attualmente è minacciato nella sua sopravvivenza. Infatti attualmente vengono allegramente reintrodotti i controlli alle frontiere, questo avviene oggi. Domani ci si renderà conto che il costo economico è considerevole e dopo domani ci si chiederà perché si è introdotta una valuta unica se non esistono più la libertà di circolazione e tutta una serie di rapporti commerciali. Quindi l'Unione Europea è minacciata proprio alla base e forse attualmente non ce ne si rende conto. Ma l'Italia è un grande paese, un paese fondatore dell'Europa, non sta facendo lo sfasciacarrozze, sta ponendo dei problemi. Lasciamo stare i toni, andiamo alla sostanza. I problemi meritano di essere discussi, sono anche problemi che poniamo come gruppo dei socialisti democratici e io sono convinto che questi temi avranno delle risposte positive. L'Europa così com'è a noi non piace, ma non ci piace neanche come il governo italiano sta cercando di tutelare gli interessi del nostro paese, vale a dire non sta facendo nulla per tutelare l'interesse del nostro paese. Vicenda banche, vicenda ILVA, piano aeroporti, ritardo dei pagamenti, legge di stabilità, tutto trattato con superficialità, tutto trattato senza essere presenti costantemente a Bruxelles. Alla fine il conto lo pagano gli italiani. Non si capisce se si tratta di del classico giochino politico del teatro delle parti o se veramente c'è talmente tanta confusione nel governo italiano da non saper esporre una propria linea forte e decisa in Europa. Renzi scopre oggi finalmente che l'Europa, per come la conosciamo, sta mutando in un insieme di regole stringenti che poco danno spazio allo sviluppo, alla prosperità e alla possibilità di far manovre espansive di rilancio per la nostra economia. Prova a scontrare con Juncker, viene neanche tanto cortesemente il suo messaggio respinto al mittente. Cosa vuol dire questo? Che l'Italia purtroppo non conta più nulla qui a Bruxelles, è semplicemente la sua dimostrazione più chiara ed eloquente. Verrà in aula, in Senato, il disegno di legge sull'unione civili, sarà una discussione molto importante. L'oggetto del provvedimento è un oggetto conosciuto, e cioè unificare i diritti delle coppie eterosessuali e delle coppie omosessuali. Quindi è una legge sui diritti e intendiamo che resti tale. È un impianto della legge soddisfacente, tutto è migliorabile, naturalmente, tutto può essere migliorato, non può essere però stravolto l'impianto della legge è quello che conosciamo. A dire il vero non va il disegno di legge Cirinna per intero, nel senso che il tempo si sta facendo galantuomo ancora una volta e chiarendo ogni cosa. Sì, ai diritti dei conviventi, alle convivenze stabili, no ai matrimoni, no alle adozioni, ma questo vuol dire anche no ai simil matrimoni e no alle simil adozioni. Non ci occorrono mediazioni di azzeccagarbugli. In chiave elettorale. Ma la posizione che abbiamo assunto ha questa caratteristica, cioè non è che noi vogliamo scappare dalla realtà, ha questa caratteristica semplice, perché rispetto a queste tre leadership, queste tre che ho detto,
Io mi pongo nei panni di un italiano che non fa politica, che non fa il direttore di giornale, che non fa, che deve fare questo, votare. E secondo la sua tradizione voterà con facilità Salvini, alcuni, altri avranno difficoltà. Ce ne saranno altri che voteranno Grillo perché contestano, ma secondo la propria cultura politica e avrà dei problemi. Ci sarà chi per votare Renzi avrà dei problemi, perché pur simpatico, brillante, è pur sempre il capo del PD. E in questo paese qualche, come dire, qualche problema nel votare PD, la gente che non ha mai votato, che non è di sinistra ma che è di centro, può darsi che ce l'abbia. Anzi, io dico, senza votarsi, ce l'ha. Siamo in chiusura, prima di lasciarvi, lutto nel mondo della musica. Dopo David Bowie tocca Glenn Frey, chitarrista, cantante e membro fondatore degli Eagles, scomparso a New York all'età di 67 anni. Dopo di noi meteo, oroscopo, almanacco del giorno e tutti i nostri altri programmi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di visione. Amici di Rete7, eccoci qua come sempre, un saluto dal vostro Giuseppe De Vitis. Secondo me sapete già cosa sto per dirvi, ovvero freddo sì, ma tempo tranquillo, e questo ancora sarà lo scenario nei prossimi giorni. Nel fine settimana giungerà una nuova irruzione di aria fredda che ancora una volta investirà soprattutto le regioni adriatiche centro-meridionali, anche se probabilmente in questa occasione il freddo sarà secco e quindi con pochissime precipitazioni anche al centro e al sud, dopo le nevicate anche abbondanti delle regioni centro-meridionali. Sul nostro territorio appunto tornerà a diminuire la temperatura dopo un temporaneo rialzo, ma temporaneo rialzo più che altro nelle ore centrali della giornata, perché comunque di notte al primo mattino fa e continuerà a far piuttosto freddo. Dicevamo, dopo un temporaneo rialzo torneranno a calare le temperature, soprattutto questi sbalzi termici se ne accorgeranno coloro che vivono in montagna, su zone attorno ai rilievi. Quindi però nella giornata di mercoledì ancora tempo tranquillo, qualche nuvola a tratti in più soprattutto sui settori più meridionali del Piemonte, della Lombardia e soprattutto in Liguria. Per il resto null'altro da segnalare, temperature minime sotto zero, massime invece attorno ai 5, 6, 7 gradi. Per ora è tutto e io vi auguro come al solito di trascorrere una buona settimana. Cominciamo dall'Ariete. Ci saranno il lavoro, la casa, gli impegni familiari a tenervi impegnati senza grandi sorprese, ma con ritmi piuttosto serrati che non vi permetteranno divagazioni. Cercate sempre di terminare quanto iniziato e alla sera cercate di rilassarvi un po'. Toro, sul lavoro potrete recuperare terreno, concluderete ottimi affari e stringerete contatti interessanti. Il capo e i colleghi non vi daranno eccessivo fastidio. Nel privato sarete abbastanza sereni da riuscire a godervi la compagnia delle persone care. Gemelli, non caricatevi di compiti particolarmente impegnativi, perché correreste il rischio di andare incontro al disastro. Meglio mantenere un basso profilo, sia in casa che sul lavoro. Cancro, giornata allegra e movimentata. Non riuscirete ad annoiarvi nemmeno volendo. Il ritmo delle cose da fare sarà intenso. Sul lavoro sarete molto bravi nello stringere nuove relazioni. Leone, oggi sul lavoro sarete molto efficienti. Attenti ai particolari su cui non dovrete indugiare troppo a lungo e abili nelle relazioni con colleghi e clienti. Vergine, non solo vi sentirete bene e di ottimo umore oggi, ma anche le situazioni gireranno in modo da favorirvi e senza che ci mettiate troppo impegno. Sul lavoro, quindi, non troverete ostacoli degni di nota.
Bilancia, sul lavoro sarete un po' meno brillanti del solito, farete fatica a concentrarvi e guarderete spesso l'orologio. Nel privato non avrete molta voglia di seguire la solita routine e approfitterete di ogni imprevisto per fare altro. Scorpione, giornata abbastanza tranquilla che vi permetterà di recuperare il buon umore perduto. Sul lavoro ritroverete l'accordo con colleghi e clienti e persino il capo non vi sembrerà così impossibile. Sagittario, oggi farete fatica ad arrivare a sera, imprevisti di vario genere, piccoli e grandi, vi metteranno rapidamente di pessimo umore e sorriderete controvoglia anche al vostro amato bene. Sul lavoro armatevi di una buona dose di pazienza. Capricorno, oggi sembra essere una buona giornata, vi siete svegliati con la mente lucida e prendere decisioni non sarà un problema. Sul lavoro saprete mantenere il controllo della situazione anche nei momenti più tesi. Acquario, giornata abbastanza movimentata ma nella quale potrete recuperare il controllo del vostro sistema nervoso. Sul lavoro non avrete molto tempo per riflettere perché dovrete agire. Pesci, oggi sarete agitati e nervosi per tutto il giorno, anche senza una ragione apparente. Sul lavoro prenderete ogni cosa come un attacco personale e gestirvi non sarà molto facile per i vostri colleghi. Anche nel privato tenderete a essere più emotivi del solito. Cercate di controllarvi di più.